Il gruppo parlamentare dell'UDC, ne avevamo parlato col capogruppo ma con tutti i colleghi, ha fatto una proposta che a questo punto diciamo rappresentiamo, certi che l'assessore una volta letta la proposta, una volta avviato un confronto potrà valutarla, che era invece quella di una task force, perché ho ricevuto diverse istanze dal mondo dei CAF, dei patronati, dei commercialisti, dello stesso CIAPI, per poter invece incardinare un'iniziativa che è concordata con gli uffici possa finalmente portare verso una soluzione. Io credo di star facendo in questo momento un intervento che va nella direzione che lei ha rappresentato. Questo ovviamente non può togliere, Presidente, all'Aula e al Parlamento l'esigenza di esprimersi su un tema delicatissimo. Queste 130.000 persone aspettano che venga dato un riscontro, si vede da più parti una sensibilità che parte anche dal mondo delle imprese. Ci sono imprenditori che addirittura si sono fatti carico essi stessi. E siccome questa macchina del fango che coinvolge tutti i dipendenti regionali, oggettivamente io non me la sento di avallarla, perché a fronte magari di un accordo che è stato pensato dalle organizzazioni sindacali, ci sono tante migliaia di dipendenti regionali che stanno svolgendo bene il proprio lavoro, io chiederei ecco di avviare più rapidamente possibile questo momento di confronto, come lei stesso diceva, in modo che si possano avere tempi certi sul pagamento e la cassa integrazione, e penso che lo stesso Presidente della Regione potrà certamente intervenire, come è stato fatto con una serie di ordinanze su altri temi legati alla fase 2, in modo da poter sedare questi equivoci e questi, mi lasci dire, legittimi malumori. Grazie.